Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di questo proiettore della PixThink, un'azienda che produce videoproiettori da circa 10 anni. Visto il grande successo dei precedenti video sugli altri videoproiettori, con tantissime visualizzazioni e tantissimi interventi sotto al video, penso che questo tipo di articoli possa piacervi. Questo è particolare perché è piccolo, compatto, funziona tramite wifi, abbiamo la possibilità di collegare i dispositivi nella parte posteriore, è silenziosissimo, per adesso è acceso, l'unico rumore che sentite è la ventola del ventilatore perché si sta morendo di caldo ma lui emette appena un piccolo fruscio, poi ha tante funzioni molto precise, per esempio la messa a fuoco col telecomando di una precisione millimetrica e una qualità video davvero elevatissima. Infatti ha una definizione di 1080p full HD. Ma adesso guardiamo cosa viene dato in dotazione, facciamo un paio di proiezioni su una parete, vediamo le varie funzioni e poi trarremo assieme le conclusioni. Iniziamo. Viene venduta all'interno di questa confezione e troveremo in dotazione questa borsetta imbottita per poterlo trasportare. All'interno c'è anche un telo che ci permette di proiettare da 100 pollici in formato 16 noni. Io non l'ho utilizzato perché ho proiettato direttamente su una parete bianca. In dotazione viene dato anche un set con dei ganci per poter appendere il telo, più una corda per agevolare il lavoro. Ovviamente il cavo di alimentazione con questo alimentatore da 19 volt 4 ampere ed un telecomando. Guardiamo il dispositivo da vicino. Sulla parte alta c'è questa maniglia morbida per poterlo sollevare e sulla sommità abbiamo il tasto per poter accendere e spegnere. Sulla parte frontale c'è la lente, che però purtroppo non ha un coperchio, non ha una protezione. Lateralmente abbiamo gli altoparlanti che si sentono con un volume molto alto e il suono è ben definito. Questa è la presa d'aria, stessa cosa sulla parte posteriore. Sempre sulla parte posteriore, sulla parte alta abbiamo l'ingresso per l'alimentazione elettrica, l'ingresso USB che ci permette anche di riprodurre filmati, foto eccetera che conteniamo all'interno delle nostre pennette, un ingresso HDMI che ci permette di collegare computer e tanto altro, l'uscita audio e poi il ricettore per il telecomando. Sulla parte bassa abbiamo i piedini in gomma e l'ingresso per poterlo collegare su un cavalletto. Questo è il telecomando che viene dato in dotazione, funziona con due batterie mini stilo che vanno messe sulla parte posteriore e i comandi a disposizione sono il primo per poter accendere e spegnere il proiettore, il tasto per poter togliere il volume, questi tasti che ci permettono di scorrere e navigare all'interno del menu e la parte centrale serve a dare l'ok. Invece per poter tornare indietro bisogna premere questa freccetta verso dietro. Questo è il tasto per poter accedere al menu, il tasto più e meno per poter regolare la messa a fuoco e i tasti per il volume. Come vi ho anticipato ha una definizione di 1080p full HD. Qua troviamo una tabella che ci indica il rapporto fra la distanza e i pollici che dovremmo avere come misura proiettata sulla parete. Infatti ad 85 cm di distanza avremo una dimensione di 30 pollici, a 1,75 m di 64 pollici, a 2,35 m di 90 pollici, 2,65 m 100 pollici, 3,13 m 120 pollici. E questo proiettore dà il meglio di sé con una proiezione a 100 pollici di grandezza. In queste altre pagine sono invece raffigurate le schermate che appaiono all'accensione, ci dà la possibilità di poter scegliere fra le varie lingue, tra cui anche l'italiano, e la possibilità di regolare varie funzioni riguardanti la qualità dell'immagine, l'audio, abbiamo la possibilità di attivare il timer, eccetera eccetera. Nella schermata principale della proiezione abbiamo la possibilità di scegliere diverse opzioni premendo il tasto setting, abbiamo la possibilità anche di riprodurre tramite cavo USB, HDMI oppure condividere lo schermo. E da questa parte è raffigurato infatti il tipo di connessioni che è possibile avere via cavo USB, HDMI e poi l'uscita audio sia per le cuffie che per le casse, più la possibilità, come abbiamo detto prima, di collegare anche il wifi, quindi è possibile selezionare la rete wifi, inquadrare il codice QR e poi seguendo vari passaggi fare la connessione tra il telefonino e il proiettore. Allora, questo proiettore ha molti vantaggi perché ha un'elevatissima qualità video, perché ha la connessione wifi, perché è semplicissimo connetterlo, perché è piccolo, trasportabile e tanto altro. Inoltre è un sistema che corregge la proiezione adattandola all'inclinazione rispetto al muro e fa in modo che la stessa non venga proiettata sul tavolo oppure su altre superfici su quale è poggiato il proiettore. Se venga utilizzato su un cavalletto oppure poggiato su un piano, se la proiezione non è perfettamente perpendicolare al muro avremo un rettangolo perfetto. Allora, accendendolo in questo modo, quindi premendo una volta la parte
premendo una volta il tastino sulla parte superiore, avremo questo suono che, come avete sentito, ha un volume abbastanza alto e corposo, che ci avvisa che il proiettore è stato acceso. Abbiamo la possibilità di regolare la messa a fuoco direttamente dal telecomando, solo che ha bisogno di almeno 80 cm di distanza per poter proiettare correttamente. Adesso c'è una buona illuminazione, vi faccio vedere come proietta su questa scatola allontanando e mettendo a fuoco tramite il telecomando. Questa è la qualità della proiezione. Come vedete, per adesso c'è davvero molta luce e riusciamo a vedere in modo molto fluido e nitido ciò che proiettiamo su questa scatola. Ovviamente al buio la situazione migliora di tantissimo. Questa è la proiezione. È solamente un esempio improvvisato, perché ora vi farò vedere le proiezioni in HD riproducendo delle immagini su una parete. Come vedete si va sfocando l'immagine perché premo il tasto per la messa a fuoco e adesso la sistemerò nuovamente. Ad ogni clic ha proprio una regolazione millimetrica della lente che ci permette di regolare in modo corretto la messa a fuoco. Ora accendo la luce e voglio farvi vedere quanto sia silenzioso, mettendo proprio il misuratore di decibel vicinissimo. Praticamente a 4 dita di distanza abbiamo 45-46 decibel. Vi ricordo che la voce umana solitamente si attesta attorno ai 75-80 decibel, dipende dal tono di voce di ognuno di noi. Come vedete, mettendo il proiettore a circa 30-40 cm, già siamo arrivati a circa 41-42 decibel, quindi davvero molto molto silenzioso. Adesso andiamo a fare due riprese, vediamo come si comporta proiettando sulla parete delle immagini in HD. Ovviamente io ho già fatto tutte le riprese e ho registrato i vari filmati utilizzando un cellulare, riproducendo da un cellulare dei video di YouTube con una risoluzione in HD o 4K. Quindi andiamo a vedere e vediamo come si comporta. La prima schermata che appare è quella che ci consente di selezionare la lingua, quindi scegliamo italiano, e apparirà un'altra schermata che ci consente di associare il telefonino al dispositivo tramite Wi-Fi. Proiettiamo quindi alcuni video presi da YouTube. Questo è il mio video in 1080p che viene riprodotto con una qualità altissima, ma guardando i video in 4K ovviamente la qualità salirà di moltissimo. In questo video di questa Lamborghini, per esempio, possiamo apprezzare sia la riproduzione elevatissima con una definizione davvero molto alta, il contrasto tra i neri e i bianchi, insomma tutti i dettagli, e soprattutto la messa a fuoco millimetrica che ci permette di ottenere delle immagini molto nitide. Adesso vi lascio a qualche altra immagine con qualità 4K. Ci sarà un sottofondo musicale che però non è quello originale, l'ho inserito per evitare di avere problemi con il copyright, e le riprese sono state realizzate con un cellulare. Togliamo quindi questa musica che ho deciso di mettere come sottofondo e vi faccio sentire il vero audio riprodotto dalle casse integrate di questo proiettore. Sentirete come emette un suono corposo, limpido, che ci permette di apprezzare davvero la musica o l'audio dei filmati in modo eccezionale. Ragazzi, quindi cosa dire di questo proiettore? Abbiamo visto che riesce a riprodurre con un'ottima qualità video i filmati, ha un suono buono che ci permette di usufruire anche delle casse incorporate, è un prodotto valido, vi ricordo che vi lascerò il link giù per poter vedere tutte le caratteristiche, poter vedere il prezzo aggiornato, e se il venditore mi lascerà un codice di sconto ve lo inserirò giù nel primo commento e nella descrizione per poterlo pagare di meno. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia.
compagnia. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere segno di spunta sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!